Benvenuto a Jacopo Fo. Ci sei, Jacopo? Sì, certo, ciao. Grazie, grazie. Grazie per questa serata, per questi minuti che puoi dedicarci. Io avrei parecchie domande da farti, però iniziamo da Alcatraz, dalla vostra associazione, dalla vostra organizzazione. Che cos'è Alcatraz? Cosa fa? Dunque, Alcatraz non è una comunità, prima cosa, nel senso che molti pensano che noi si sia una comune, una comunità, qualcosa del genere. Noi siamo un centro culturale che fa un'attività di ospitalità, come se fosse un albergo, tanto per intenderci. E è possibile venire da noi semplicemente per riposare o per fare passeggiate nei boschi, oppure per frequentare una serie di corsi che teniamo ogni anno, che vanno dai corsi sul benessere, ad esempio io faccio da 26 anni ormai un corso di yoga demenziale, sono dei giochi, delle attività divertenti, durante le quali però si capisce come funzionano alcuni meccanismi della mente, della creatività, dei muscoli, del movimento, eccetera, eccetera. Oppure facciamo corsi, ad esempio, per diventare progettisti, installatori o venditori di pannelli solari fotovoltaici, mulini a vento, macchine a biomasse, case ecologiche, eccetera, eccetera. Sì. Yoga demenziale, perché? Cioè, c'è un po' una presa in giro dello yoga? No, non c'è una presa in giro, è solo che lo yoga viene in Occidente, insegnato in maniera seriosa, col maestro, con la mistica, eccetera. Nello yoga ci sono dei principi molto interessanti e delle scoperte proprio su come funziona il cervello e io cerco di raccontarle in maniera comica, in maniera divertente, anche perché io credo che certe cose si imparano meglio. Sì. Senti, quanto dura un corso standard, se uno volesse fare un corso? Ma da un weekend a una settimana, 15 giorni a seconda dei periodi. Generalmente i corsi lunghi li facciamo in agosto, Pasqua, Capodanno, insomma, questi periodi qua. Quindi anche un weekend si può venire, eventualmente uno può iscriversi, come si fa? Cioè vi si contatta Sì, tramite il beh, dipende. sito? I corsi per installatore o progettista di pannelli fotovoltaici durano un weekend, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Sì. Dipende un pochino dalle attività. Sì. Questi corsi per installatori di pannelli solari sono rivolti a chi? A tutti? Cioè anche un semplice cittadino che può montare, può installare un Beh, ci pannello da sé? sono dei curiosi che vengono, degli hobbisti, la maggioranza sono elettricisti che vogliono mettersi a installare i pannelli fotovoltaici, oppure ingegneri che vogliono mettersi a progettare degli impianti, oppure persone che sono dei divulgatori, dei venditori, diciamo. Oggi è un settore in esplosiva espansione perché pochi sanno che lo Stato paga al 100% un impianto fotovoltaico, anche i mulini a vento, gli impianti a biomasse, però comunque lo sanno abbastanza persone perché ci sia una domanda enorme rispetto a soltanto un anno fa, per cui c'è una grande possibilità in questo mercato di trovare lavoro, sviluppare attività, per cui noi facciamo un'attività di formazione. Il corso è seguito poi da degli stage di 5 giorni in cui gli installatori fanno fisicamente un impianto, i progettisti progettano una serie di installazioni. Insomma, Sì. cerchiamo di dare uno strumento per iniziare a lavorare. Quindi potrebbe essere anche un suggerimento se uno si rivolge per esempio a un elettricista che non ne sa niente, suggerirgli di seguire un training da voi e poi essere in grado di installare un vero e proprio pannello solare. Perché spesso si Certamente, sentono certamente. elettricisti o scettici o che comunque non sanno come. Quindi i pannelli solari servono in pratica per produrre acqua calda dal sole. No, 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 aspetta, qui parliamo di fotovoltaico che produce acqua calda. Scusami, no? Fotovoltaico che produce elettricità. Invece quelli termici producono acqua calda. Sono sempre pannelli solari, ma hanno due funzioni completamente diverse. E anche dei costi diversi perché quelli fotovoltaici sono più cari, però sono finanziati al 100% dallo Stato, mentre invece quelli termici per l'acqua calda costano meno, ma hanno soltanto una detrazione del 55%, che comunque non è poco perché vuol dire pagare
meno della metà del vero costo dell'impianto. E queste agevolazioni sono recenti oppure esistono già da un po' di tempo? No, sono quelle per i pannelli fotovoltaici, è il governo Prodi che li ha fatti, per cui hanno un anno, e le altre non mi ricordo esattamente, ma comunque esistono da poco. Sì. Scusa, i pannelli fotovoltaici quindi danno la possibilità di avere tutta la propria produzione di energia elettrica dal sole oppure una parte? No, c'è possibilità. Se uno ha un tetto esposto a sud o ha un campo, un giardino esposto a sud, ben soleggiato, senza ombra, è possibile non solo produrre tutta la propria energia elettrica, ma anche venderla. E in entrambi i casi il finanziamento dello Stato è abbastanza complicato. Comunque diciamo che è un premio per ogni kilowatt che tu produci, che poi lo vendi o lo usi, non importa. Tu hai questo premio, hai due contatori, un contatore misura la quantità di kilowatt che tu hai prodotto e rispetto a questa quantità ti viene dato un premio per 20 anni di 46 centesimi a kilowatt a seconda, ci sono varie fasce. Comunque, se qualcuno interessa, su www.jacopofo.com ci sono tutte le informazioni, c'è anche un video di 2 ore e mezza in cui io e un ingegnere spieghiamo questa legge, perché non è così semplice, è una legge finalmente giusta, perché diciamo è sul sistema tedesco, no? Tu prendi i soldi se fai veramente l'impianto, mentre invece molto spesso con i finanziamenti italiani uno pigliava i soldi e poi non faceva niente. Però è una cosa che bisogna un attimo studiare, perché è un problema, appunto, non è semplice il discorso dei pannelli fotovoltaici. Per questo noi abbiamo fatto un gruppo d'acquisto che aiuta le persone a orientarsi in questa confusione e anche a prendere poi degli impianti a dei prezzi più bassi, avere delle garanzie dagli installatori, tipologia poi proprio dell'impianto, eccetera eccetera. Sì. Quindi questa è una delle cose buone che ha fatto questo povero governo Prodi? Sì, non l'hanno detto nessuno, c'è stata un'incredibile incapacità di comunicare, ma dal punto di vista di pannelli solari, fotovoltaici per l'elettricità e mulini a vento e impianti che producono energia elettrica dalle biomasse, cioè scatti di legno oppure addirittura immondizia, siamo quelli che hanno la legge più avanzata del mondo, diamo più soldi di tutti per queste cose. È una novità, perché in Italia per 14 anni i soldi che dovevano andare alle fonti rinnovabili invece sono andate al petrolio, insomma c'è stato un grosso, diciamo, episodio di malgoverno con decine di miliardi di euro soffiati e regalati agli amici degli amici, ma comunque questa cosa qui adesso è cambiata.